presenti anche quest'anno a Solar Expo perché crediamo che questo sia l'evento di riferimento del settore e vogliamo cogliere questa opportunità per raccontare agli operatori del settore quelle che sono le novità e quelle che sono le nuove soluzioni che SMA propone al mercato. In particolare volevo parlarvi di quella che è la nostra proposta SMA Smart Home. L'idea che sta alla base della Smart Home di SMA fondamentalmente è quella di lavorare per avere un efficientamento energetico all'interno dell'ambito residenziale. In particolare, come potete vedere, la soluzione è composta da un inverter SMA accompagnato dal Sanyo Manager. Questo è il cervello vero e proprio della soluzione, ossia è un dispositivo che è in grado da una parte di gestire i carichi residenziali, quindi decidere se avviare o spegnere i dispositivi quali lavastoviglie e lavatrice a seconda di quella che è la produzione dell'impianto fotovoltaico in quel momento e nel futuro. La cosa importante da sottolineare del Sanyo Manager e della Smart Home è la possibilità di portare l'autoconsumo al 40%. Questo è fondamentale sia in ottica quinto conto energia, perché come sappiamo vi è una tariffa omnicomprensiva che privilegia l'autoconsumo e quindi corrisponde ad un vantaggio economico per la realtà residenziale. Ma comunque anche dopo il quinto conto energia, grazie allo scambio sul posto associato alla detrazione fiscale, l'autoconsumo rimarrà comunque un elemento chiave per continuare a vendere soluzioni di efficientamento energetico. L'ultimo elemento da sottolineare della nostra soluzione è che è un sistema che già oggi è intelligente, nel senso che è in grado di gestire i carichi residenziali, ma è già pronto per essere integrato con la parte di accumulo. Qui vedete il Sunny Island, che è il nostro prodotto che è in grado di poi gestire la parte di accumulo, quindi di batteria. Quindi nel momento in cui la normativa italiana permetterà di predisporre anche la parte di accumulo in ambito residenziale, noi abbiamo già un sistema che oggi è intelligente sulla parte di gestione dei carichi e domani permetterà di integrare anche la parte di accumulo.